c'era questo sacerdote, mi faceva sedere sopra le sue ginocchia. Lo so bene che c'era, veri, sì. Ma anche sesso, masturbazione. Sì. Lui lo conosce, no, Giuseppe? No, non se lo ricorda? No. Veniva a confessarsi da lei quando era piccolo e lei ha abusato di lui. Lei è Pirmati? Sì. Lei ha un mandato di estradizione dall'Argentina. Quando arrivo al Provolo di Verona, un tempo l'istituto per i bambini sordomuti, il silenzio copre ancora gli echi di abusi, violenze, umiliazioni che si sarebbero consumate tra queste mura, dietro queste finestre, nel buio degli anni. Le violenze avvenivano nel bagno della scuola, a volte succedeva di notte. Alcuni preti erano soliti entrare nelle camerate, sceglievano qualche bambino e ci portavano in camera loro. Dal 60 ad oggi, 25 religiosi avrebbero abusato di almeno 67 bambini sordi affidati alle loro cure. Incontro alcuni di loro all'associazione Provolo che riunisce le vittime. Tutti pedofili, tutti pedofili. Gianni è uno dei principali accusatori. Quando è entrato al Provolo con il fratello aveva 9 anni, ne è uscito a 14, devastato. Ricordo un prete. Mi ha spogliato e, mentre mi teneva per i piedi a testa in giù, mi ha costretto a fare sesso orale. Mi faceva schifo. L'unico a confessare quegli abusi prima di morire è stato Don Eligio Piccoli. A telecamere nascoste, a un collega di Fanpage, ha ammesso che sono almeno 10 i preti coinvolti. Quelle cose che dicono l'associazione dei sordi sono vere? Cose che è molto di vero, ma siccome sono corrotti loro, e dopo c'era quel fratello lì che faceva sport con i ragazzi sordi, prendeva anche il membro maschile e tutto quanto. Si toccavano, si masturbavano, eccetera, dai. Quindi era una cosa comune, frequente? All'epoca sì. Tutti sapevano, ma i preti pedofili non venivano denunciati. Venivano solo spediti lontano, in Argentina. I preti, quando si sapeva, venivano allontanati poi? Tolti via. Venivano mandati quando si scopriva che avevano fatto abusi sui bambini. E qui, nel silenzio degli innocenti, l'orrore ricominciava. L'unico scherzo che ho fatto è quello di un ragazzo che ho toccato solamente dove dovevo. Un ragazzino, solo perché mi ha saputo la mia camera. Per anni Don Piccoli mi portava nella sua camera 3 volte al giorno e abusava di me. Una volta mi ha sodomizzato con un bastone. Però lui ha certo punto verso destra, anch'io sai, per dirlo, dico, basta, l'unica volta. Con Giuseppe, una delle ultime vittime, torno al Provolo perché anche nella chiesa che univa l'istituto con quello delle suore, un prete avrebbe abusato dei bambini durante la confessione. Che era un e da lì, nei primi tempi, mi faceva sedere sopra le sue ginocchia. Con gli anni essere più molto pesante, perché anche non solo orale, ma altre cose più brutte. Lui è ancora vivo? Sì. E qua, Don M***o. E quando stiamo per andar via, lo vediamo. Ma Don M***o è lei? Sì, ma era qualche anziano, sì, ma no, io no. Secondo lei, scusi, un bambino di 5 anni si inventa una molestia sessuale? No, lui se lo ricorda bene. Le altre, dai, non lo so. Don M***o ha abusato di me in chiesa. Pirmati e Don M***o erano i più cattivi. Erano due mostri. E ad un tratto spunta proprio lui. Lei è Pirmati? Ecco, buongiorno, può venire un attimo anche lei? Così scopriamo che i principali accusati, ancora in vita, si nascondono tutti qui, nel Buon Ritiro del Provolo. Nessuno di loro ha mai pagato. Pirmati sa benissimo che c'è un mandato di arresto dall'Argentina. È vero o no? Non lo so. Ma come fa a non saperlo? Venga qua. Come fa a non saperlo? Pirmati, quando veniva al Provolo, mi portava in mansarda. Abusava di me con le mani, da dietro. Lei compare come uno dei più cattivi, che li menava, li seviziava, li violentava. Beh, questo lo dicono loro, non lo so.
io ho sempre fatto il mio dovere. Di notte Pirmati mi portava fuori, all'aperto. Mi faceva abbassare i pantaloni, mi toccava, mi costringeva a masturbarmi. Se mi rifiutavo, erano botte. Sono andato in Argentina non perché mi hanno cacciato per motivi, sono andato volontario. Tutti questi preti del Provolo che sono stati mandati in Sud America, erano tutti pedofili? No, non tutti, dai, non tutti, non per salvare, dai. Non tutti, no, però? Qualcuno c'è. In Argentina è stato istituito un processo contro i preti pedofili e da lì è partito un mandato d'arresto verso di lei. Non ha mai molestato un bambino? Gli ho fatto una domanda, però non mi ha detto non è vero. Lei ha mai molestato un ragazzino, un bambino? Ha molestato un bambino forte. Venga dentro qua che mi ha detto il superiore che non deve parlare. E per favore uscite. Voi siete abusivamente tutti e quattro. Ascolti, entri dentro e il superiore mi dice che dovete uscire. L'inchiesta della Santa Sede ha dovuto ammettere. Alcuni di coloro che erano chiamati a custodire e proteggere ragazzi provati dalla vita ne hanno vergognosamente abusato.